Allora, buongiorno a tutti. Siamo, credo, nella terza parte, sì. Della costruzione della base, della nostra bella base. Allora, nella scorsa parte, visto che il limite del tempo. Ma io sono scemo. Cioè, c'era un maiale lì, vabbè, basta interrompersi. Nello scorso episodio, ovvero scorsa parte, abbiamo costruito quella bellissima casa che però non è così tanto bella. Perché? Perché diciamocelo, i blocchi di cobblestone sono privi di vita, cioè non sono interessanti come i blocchi, quelli là belli, di cosa? Gli Stonebricks, ecco, i mattoni di pietra, perché quelli sì che fanno tanto effetto. Allora, intanto devo fare. Sto prendendo la sabbia perché devo fare il vetro che mi servirà per il muro tutto vetrato per osservare. 35, credo che ne bastino e avanzino. Allora, torniamo back to home, la nostra vera casa, non quella là, che tanto basta seguire il fiume. Infatti, fare la casa lì, fare ca la casa barra base lì è molto 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 più comodo, anche perché quando ti perdi, basta che trovi un creeper. Oh man. Intanto, parlando di creeper, mi è successa una cosa un giorno. Ci piace la polvere da sparo. Mi è successa una cosa un giorno che praticamente stavo andando in giro per trovare un po' di roba, un po' di cibo. E cosa è successo? Praticamente sbuca dal nulla un creeper. Questo creeper praticamente mi si avvicina e non esplode, stranamente, non esplode. Questo è un bug? Sì. Però io dicevo, guarda, un friendly creeper, ovvero. Oh Madonna, mi stanno cecchinando. Fufi, aiuto! Aiuto, Fufi! Fai qualcosa, anzi, li faccio bruciare. Intanto quella stalla nel prossimo episodio la cureremo un pochetto più bene. Perché praticamente se non mi perdessi sarebbe già una cosa. Madonna, scusate che oggi sono stanco. Già da tanto che sto registrando la prima e la seconda parte. Quindi abbiate un po' pazienza. Allora, vi spiego. Io vorrei, diciamo, avere più animali, del tipo il lama non lo posso far accoppiare, le pecore non le posso più far accoppiare, però tecnicamente potrei fare accoppiare quella con quel. Vabbè, ci penseremo nel prossimo episodio. And here we go. Prima razzismo contro le pecore, ragazzi, ricordatevelo. Il razzismo normale è una cosa brutta, ma il razzismo contro le pecore è una cosa più che buona, ricordatevelo. Ma tipo, secondo me vi mettete tutti a. Bitch! Anche io scemo, potrei prendere i polli! Nell'altro episodio, prima stavo andando dalla parte sbagliata, prima la base. Ho preso degli scalini, delle porte,
Gli scalini. Puoi ruttare magari più silenziosamente? Che io starei registrando, grazie. Allora. Oh, Madonna, questi qua li odio. Che in più, la cosa strana è che non ho ancora trovato, cioè, le avevo viste in giro, ma erano tipo lontane nel fiume. Scemo. Ero andato tipo nel... Un giorno vi faccio vedere la costa che ho trovato vicino, tutto vicino alla base, cioè, incredibile. Che praticamente avevo visto dei delfini, degli squid. Infatti avevo preso anche delle sacche di inchiostro che ho subito depositato nelle casse. Cioè, sono tornata a casa e ho depositato tutto il loot che sono riuscito a trovare. Alghe, sacche di inchiostro. E avevo pure visto un delfino, ma uccidere un delfino è illegale. Se lo fai, sei letteralmente la persona più brutta di questo pianeta. Non so se riuscirò. Basteranno 24 scalini. Cioè, basteranno manco per il cavolo, lo so già, però è già almeno un inizio. Evviva, non ho più cibo, cioè non ho più cosciotti. Che poi non voglio proprio tappezzare tutta la... Hashtag lo scalino storto. Che bello. Perché? Allora. Piano, 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 piano. Scusate. Foc, foc. Allora! Questo scalino storto, cioè, perché? Perché? Oh, ma incredibile, sono bastati 24, quindi l'ho fatta alta di 24 blocchi, questa, l'altezza di questa base è 24 blocchi. Interessante. Davvero interessante. Vabbè. Allora, porta. Tu starai qua. E poi ne metto una anche qua. E magari una anche... Oh, guarda che bello. Questa sì che è una mine decente. Non come quella che ho a casa mia che fa letteralmente cagare. Cioè, cagare. Sì. Che poi magari in questa montagna, anche se probabilmente è impossibile, riuscio. Ma non si possono sommare insieme? What the fuck? Oh, scusate, ho detto una parolaccia in mattoni di pietra. Ah, giusto! Ma veramente sono così scemo. Sì, sono così scemo da sbagliare i blocchi. Poc, 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 poc. Ecco. Haram! Allora, vediamo se almeno... Che cavolo. Beh. 62. Almeno 62 ne siamo riusciti a fare. Ah, che fastidio, questa cosa mi sta tiltando tantissimo. Allora, iniziamo. Iniziamo il makeover. Spero che almeno questi qua che farò anche dopo basteranno. Perché se non bastano devo prendere altra pietra. Ma quel lama, poverino. Guardatelo!
Ma una domanda, ma se piccono l'aria, il piccone si consuma? Cioè sarebbe tipo strano. Ok, vedete che è molto più bella ora, magari... No, le finestre, ho già deciso che farò un muro pieno di finestre. Quindi, no, please. Magari però il soffitto, quasi quasi me lo tengo così, perché il soffitto con i ciottoli effettivamente ci sta per non fare proprio tutto tutto di stone bricks, almeno. Allora, questa rimane così. Allora, intanto... Ok, yes! Il piccone, però non ho visto che il piccone si sta per rompere. Allora. Se qualcuno cerca canzoni not copyrightate, venite dal mio video che canto tipo pam 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 pam
Ovviamente lascio l'ultimo. Madonna, pensavo che ero caduto. Perché se avete visto che tipo la visuale si... Cavolo! Dimmi che riesco a fare un altro piccone. Ok, sì. Allora. Lascio l'ultimo così almeno... Perché lo... Madò! Stavo per cadere! Tu hai finito di cucinare? Bene, c'ho 8. Ah, ecco. Sono pure cieco oggi, che bello. Si vede che sono tanto stanco. 4, che bello. Beh, almeno un pochettino. Poco poco. Dai, ne mancava uno. Allora, ne mancano uno, due, tre e quattro. Però sì, effettivamente il... Magari, aspetta. Tipo a scacchiera. Soffitto fashion. Così. Oh yes. I like it. Allora, piano piano. Giusto così, sì. No! Questa cosa mi è tutto. No. Ecco qua. Che poi io mi devo concentrare anche per fare queste cose. Vi rendete conto con che individuo avete a che fare? Vabbè, cioè, non dirmi che devo pure fare una quarta parte. Va bene, allora, per questo episodio può andare bene. E per questa parte può andare bene. Ciao!